Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi andiamo a fare una torta sofficissima, morbidissima, succosissima, sfiziosissima, da gustare a colazione o merenda. Abbiamo bisogno di farina, latte, zucchero, burro, uova, lievito per dolci e uva, nera o bianca, sciroppata o fresca. Mettiamo la farina in una ciotola e facciamo un buco al centro. Aggiungiamo il latte, poi lo zucchero, il burro, le uova e il lievito. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale. Attivare la campanellina a tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati. Andiamo a frullare per un massimo 10 minuti gli ingredienti. Fino a quando noteremo delle bollicine formarsi sopra. L'impasto è pronto. Lasciamo riposare. Adesso prepariamo l'uva, già lavata prima. Snoccioliamo. Prepariamo la teglia ricoprendola con la carta da cucina. Riprendiamo l'impasto ed andiamo a frullare pochi secondi. Versiamo la metà dell'uva nell'impasto. Andiamo ad amalgamare delicatamente con una spatola l'impasto da giù a su. Versiamo in teglia, ricopriamo con la restante uva ed inforniamo in forno preriscaldato a 180 gradi. Dovrà cuocere per 40 minuti. Dopo il tempo di cottura possiamo fare la prova dello stuzzichino. È pronto. Lasciamo raffreddare per 2 ore. Trascorse le 2 ore, togliamo la carta da forno dalla torta. E lasciamo raffreddare completamente. Una volta ben fredda, spolveriamo con lo zucchero a velo. Buon relax! Con una torta gustosissima. Ingredienti: 4 uova, 100 g di zucchero, 20 di burro, 120 ml di latte, 300 g di farina 00, un lievito per dolci e 250 g di uva.